Siamo qui con Federico Ascani, consigliere metropolitano. Siamo sulla strada Sette Vene Paolo che dovrebbe congiungere Cerveteri a Bracciano. Sono molti mesi che questa strada è chiusa, ora che si sta facendo? Certamente quanto accaduto con questa strada è una vergogna nazionale, perché una strada così importante che collega territori così importanti, il lago, il mare, è chiusa per così tanto tempo e con tutti i disagi che ha creato alla strada e alle strade alternative e i percorsi alternativi. Pensiamo su tutti la doganale, che è una di queste deviazioni, che soffrono poi i mezzi pesanti che non possono passare qui, come il trasporto veicolare e quant'altro. Quindi veramente siamo molto indignati per come ci si comporta con queste problematiche e crediamo che anche queste nuove, comunque, questi nuovi lavori non risolveranno del tutto il problema, perché questa resta una strada che per come è pensata tornerà a crearci problemi. Diciamo però la buona notizia è intanto possiamo dare qualche informazione che partiranno nei prossimi giorni appunto i lavori, che purtroppo dureranno un po' di mesi e che prevedono il rifacimento del manto stradale iniziando appunto dai due elementi franosi, il primo questo che vediamo all'altezza del chilometro 13 e quindi una sistemazione a fondo anche della frana che dà verso valle e uguale nella successiva frana sempre verso valle e poi l'intero manto stradale verrà ripensato con un sistema di drenaggio per cercare di far scivolare l'acqua a valle ed evitare appunto che queste frane si continuino a danneggiare la strada come è stato fatto fino ad oggi. Ci si proverà con questo nuovo diciamo metodo di lavoro, vedremo se funzionerà. E poi oltre a questo si interverrà anche nelle frane a monte e quindi di protezione della parte rocciosa in una prima parte per quello che riguarda la proprietà della sovrintendenza con un lavoro appunto di protezione tipico che è stato anche fatto su una frana precedente di qualche anno fa e poi c'è l'altra frana, quella più recente che diciamo ha innescato il blocco della strada e all'altezza del chilometro 12 che invece diciamo lì interverrà la città metropolitana e sempre anticipando i soldi anche se poi è una proprietà privata quindi la città metropolitana credo che interverrà anche a danno per un risarcimento cercando con un sistema di recupero dello smottamento che verrà fatto di alberi, terra e quant'altro per realizzare un muro di contenimento di nuove frane quindi diciamo questi due aspetti a monte si interverrà per cercare di contenere nuove frane e a valle sul manto stradale e questo sistema di drenaggio per cercare di evitare poi che l'acqua porti di nuovo la strada in dissesto come è accaduto fino ad oggi purtroppo.